Allora, benvenuti all'incontro nell'aula dei sei capelli di Edward De Bono a Edu 3D, del corso Viaggio nei mondi virtuali. Abbiamo un collegamento Zoom per la voce e per la condivisione schermo. Al momento vi consiglio di utilizzare soltanto la voce, cioè rimanete con la schermata qui nell'aula dei sei cappelli. Abbiamo visto che ciascuno si è già seduto sul cappello con cui sente più, a cui si sente più vicino, più rappresentato. I sei cappelli sono dei punti di vista con cui si pensa, secondo Edward De Bono, per rendere più efficace il pensiero. Edward De Bono, il pensiero è anche il ragionamento, il colloquio, l'organizzazione stessa di un progetto. Edward De Bono è il padre del pensiero laterale. Il pensiero laterale è una modalità di risoluzione di problemi logici che prevede un approccio indiretto, o meglio, l'osservazione del problema da diverse angolazioni contrapposte alla tradizionale modalità che prevede concentrazione su una soluzione diretta al problema. Allora, in questa lezione, incontro, chiamiamolo così, vi verranno dati degli appunti, degli piccoli strumenti per creare anche voi una piccola lezione. E partiamo subito col farvi una domanda a cui voi risponderete qui in chat, qui nel mondo 3D. La domanda è: che cosa è la creatività? Date una breve definizione della creatività, secondo voi. Cos'è la creatività? Quindi scrivete proprio poche parole qui in chat. Chi si sente, chi vuole. Che cos'è la creatività? Punto di vista diversi. Ok. Voi? La capacità di uscire dagli schemi. Benissimo. Voi? Una breve definizione di creatività, che è un termine correlato col pensiero laterale, che abbiamo detto che questa modalità di risoluzione di problemi insolita perché prevede non la logica sequenziale come la soluzione diretta di un pensiero verticale, ma un risolvere il problema partendo da considerazioni che sembrano più ovvie per il pensiero sequenziale, ma non per il pensiero laterale, cioè cercare punti di vista alternativi prima di cercare la soluzione. Intanto sto leggendo le vostre definizioni. Allora, la capacità produttiva della fantasia, quindi abbiamo aggiunto un termine, la fantasia, l'inventiva, vedere le cose da diverse angolazioni, modalità di approccio ad un problema, capacità di essere innovativi. Poi vediamo se le ho lette tutte. No, perché sono giunte, bravissime. Poi immaginare cose nuove, alternative, quindi l'immaginazione. Lux dice la realizzazione dell'umano.
Elisa, dare libero sfogo alla fantasia, vedere oltre la normalità. Einstein diceva che la creatività non è altro che un'intelligenza che si diverte. Bellissimo questo Einstein. Bella, davvero, sì. Andare oltre. Io vi aggiungo una definizione che ha detto Henri Poincaré. La creatività è unire elementi esistenti con connessioni nuove che siano utili. Siano utili, ecco, attenzione. Quindi la creatività ha a che fare con il creare. È un'arte che si esprime proprio attraverso l'unione di fantasia e realtà. Si dà forma a un pensiero e anche libertà di esprimersi, distaccandosi dalle cose quotidiane, stimolando la mente a innovare, inventare o modificare la realtà. La creatività è tirar fuori dalla nostra mente cose originali, impensabili ma non impossibili. Allora, mi interrompo un attimo con queste definizioni che a cui vi ringrazio, il contributo vi ringrazio. Non c'è una sola definizione di creatività, ma nel pensiero laterale tutte le definizioni in questo caso possono andare bene. Allora, faccio un attimo una parentesi. Intanto chi ha il microfono aperto qui nel mondo dovrebbe proprio chiuderlo. Non mi sembra di vedere altri. Poi siamo in Zoom, quindi bisogna cliccare sul link che adesso è stato messo nel chat locale per sentire. E quando ve lo dirò, condividere anche lo schermo, nel senso che andate a vedere lo schermo di Zoom condiviso. Ok? Adesso mi sembra di no. Sì, sentiamo il rumore dei tasti. Per togliere il rumore dei tasti possiamo anche chiudere il nostro volume qui. Proviamo. Intanto stiamo parlando in Zoom. Mi sentite ancora? Mi sentite? Tutti? Perfetto. Allora, per Maurizio che sentiva il rumore dei tasti, facciamo vedere magari Michelangelo come può chiudere il volume qui nella barra di stato che c'è in basso. Così non si viene a... Il simbolo dell'A. O in alto a destra, beh, quello è per anche quello in streaming. No, può chiudere quello che c'è in basso, quello di stato proprio, della barra di stato in basso. Ecco, così rimane una definizione della voce un po' più. Ecco. Ritorniamo alla nostra creatività. Abbiamo dato molte definizioni, le abbiamo anche rilette. Sono scritte in chat, sapete come andare a vedere lo storico della chat, quindi potete andare cliccando in basso a sinistra e facendo scorrere la retta laterale si può tornare indietro a leggere tutto, anche gli interventi precedenti. Comunque abbiamo visto che la creatività è un'arte, una capacità di creare e di inventare. E noi tutti siamo delle persone creative. In realtà ce ne siamo un po' dimenticati, però ci sono dei metodi per sviluppare la creatività. Per esempio scoprire nuovi aspetti della nostra immaginazione, dei nostri poteri creativi che ci aiutano a affrontare i problemi quotidiani. Poi, per esempio, trovare più soluzioni alternative invece di uno o due a cui siamo abitualmente
siamo abituati solitamente, sviluppare delle nuove forme, modalità di pensiero ci guidano a risolvere problemi dribblando gli elementi negativi dell'abitudine e della routine, quindi uscire dagli schemi. Per uscire dagli schemi, io ho preparato un piccolo test che voi vedete su uno schermo posto alle mie spalle in alto. Magari Michelangelo, se lo vuoi abbassare un po'. E se volete andare a vedere in condivisione schermo, forse è il momento giusto. C'è un pannello con il logo, non questo quell'altro pannello, questo qui è delle illusioni ottiche, dopo lo guardiamo. Ecco, andiamo a vedere il pannello con il logo così. Lo vedete? Tra il cappello giallo e il cappello rosso. Sapete come fare per avvicinarvi a vederlo? Premendo il tasto Alt. Ecco, dovreste vedere 9 punti, li vedete? Rossi. Ditemi se li vedete, è abbastanza semplice. Cominciamo con un test che si chiama dei 9 punti. Il gioco dei 9 punti e anche come sottotitolo a proprio uscire dagli schemi. Vi leggo di che si tratta. Allora, immaginate che i 9 punti siano delle stazioni della metropolitana che devono essere collegate tra loro. Per contenere i costi si prevedono 4 linee che passano da ogni punto una sola volta. E sono linee rette perché non è una metropolitana. Se noi lo immaginiamo su un foglio di carta o lo realizziamo su un foglio di carta in classe, lo potete far fare, non si deve mai staccare la matita dal foglio e devono essere 4 rette. Non di più. Secondo voi, faccio una domanda così, qual è lo schema oltre il quale dovreste andare? Lo schema quadrato, no? Vedete che c'è un quadrato, i 9 punti possono delineare un quadrato. Bene. Come suggerimento per risolvere questo test bisogna uscire fuori dal quadrato. Probabilmente è un test che avreste già visto, non è la prima volta, ecco. Non cliccate sul pannello perché sennò cambia immagine, quindi non cliccate sul pannello, che lasciamo i puntini rossi, ecco, bravo. Intanto questo pannello poi ve lo metto in condivisione, in vendita, zero. Per adesso non l'ho fatto perché facciamo prima il test insieme. Dopo ve lo potete tenere, utilizzare come strumento per una lezioncina o comunque come un primo approccio a una lavagna, se vogliamo. Si possono mettere le vostre immagini, si possono mettere quello che volete. Mentre pensate a questo, vi vorrei far vedere come importare un'immagine. Qualcuno probabilmente lo sa già. Sapete come importare un'immagine dal vostro computer? Qualcuno lo sa fare? Cioè importare un'immagine. Qualcuno magari non lo sa, qualcuno lo sa. Va bene, allora andate. Andiamo in condivisione schermo, così lo vedete fare. Intanto comunque continuate a pensare ad uscire dagli schemi. Andate sul menu Costruisci e scendete dove c'è scritto Carica sul server.
Immagine. Free. Facendo così andate sul vostro computer, sul vostro archivio, scegliete un'immagine, quella che vi interessa o che avete preparato per la vostra lezione. Scegliete un'immagine. Adesso per esempio io ne scelgo una e poi faccio apri. Così facendo si apre una finestra sul vostro browser si apre una finestra e cliccate in basso carica. Avete caricato sul server, uploadato, si dice un upload, di un'immagine. Questa immagine la ritrovate negli elementi recenti. Successivamente la troverete nel vostro inventario con il nome che avete. Con cui è stata nominata. Io per esempio ho importato sei capelli per pensare, vado sul pannello dei punti, col tasto destro, ma anche l'immagine che ha importato Michelangelo va bene, o la vostra, clicco col destro, modifica, voglio mettere su questo pannello. Quindi cosa faccio? Vado su modifica, contenuto. Nel contenuto del pannello vedete già che ci sono delle cose. Prendete e trascinate nel contenuto l'immagine. L'immagine che avete scelto. Allora, il pannello adesso non vi conviene farlo perché siamo in tanti e creiamo confusione, però lo avrete a disposizione per andare a fare le vostre prove in sandbox. Va bene? Allora, dopo ritorniamo qui ai nostri 9 punti. Qualcuno ha trovato una soluzione? Vi do un po' di tempo, ve lo lascio per compito se non. Io il test dei 9 punti. La soluzione. Aspetterei un attimino, aspettiamo dopo. E se mi dimentico me la chiedete. Allora, adesso andiamo invece a quest'altro test che è anche un test altrettanto importante da cui si può partire ed è stato ideato da Samuel Lloyd. È il famoso, almeno per me è famoso, per altri magari meno, della stella nascosta di Samuel Lloyd. Qualcuno lo conosce già? Samuel Lloyd è uno dei primi maestri di giochi matematici. Vediamo. Mi raccomando che se qualcuno lo conosce e sa la soluzione, non lo dica. Ecco, non lo dica perché deve essere una soddisfazione, una conquista personale. Allora, in questa immagine c'è una stella a 5 punte, una stella nascosta, ma neanche troppo nascosta. Dov'è? Mi raccomando, se la trovate non lo dite, dite solo sì o no.
Giovanna ha provato prima, è stata bravissima. Io ormai la vedo subito perché è proprio l'intuizione matematica. Quando la trovate, poi non vi sfuggirà più. Sì, ed è una conquista personale. Ed è una grande soddisfazione, per questo che non bisogna dirlo. È il segreto della matematica, è un primo esercizio che potete proporre anche ai vostri allievi per rappresentare la matematica di ricreativa. Samuel Lloyd, 1841-1911. Allora, anche questo vi resta per compito per voi e per i vostri allievi. Adesso io cosa faccio? Vado col tasto destro sull'immagine, sul pannello, modifica, quindi vado nella tab generale e clicco qui in basso dove c'è scritto in vendita e dove c'è copia. Clicco contenuto e apply. Apply. Applica. Allora ripeto, il procedimento è abbastanza semplice. Vado sull'oggetto col tasto destro, apro l'editing. Poi vado su modifica. Meno male che ho detto di non dirlo, Laura. Non devi dirlo. Deve essere una conquista personale, una grande soddisfazione se glielo diciamo. Allora, qualsiasi oggetto che voi creerete, volete darlo ai vostri. Ecco, ai vostri allievi o ai vostri colleghi. Potete fare in questo modo, lo mettete in vendita a zero e scrivete anche contenuto. Adesso chiudete la finestra delle proprietà dell'oggetto. Se vi avvicinate adesso al pannello, vedete che c'è una manina con un L. Sì, è vero, Alfonsina. Quindi cliccandoci sopra questo pannello, adesso col sinistro, vedrete che potete comprarlo e il contenuto, cioè il logo, il test dei 9 punti, con una note card, il test dei 9 punti con il disegno, la stella nascosta, sia come testo che come texture. E vedete che dentro questo pannello c'è uno script che c'è scritto cambia texture al tocco. È uno script molto semplice. È uno script molto semplice che permette di creare la vostra lezione mettendo le immagini che volete nel contenuto. Quindi tasto destro, modifica. Contenuto, vi ho fatto vedere prima, no? È un modo per farvi una vostra lavagna in sostanza, molto semplice, con uno script che ha questo simbolo come una paginetta, c'è scritto cambia texture al tocco. Che cosa significa? Che io mi avvicino, clicco e cambia la texture. Adesso io ve l'ho messo in vendita. A zero voi lo prendete, però poi cosa dovete fare per creare la vostra lavagna? Togliere questa possibilità di metterlo in vendita, perché se no il vostro allievo invece di vedere quello che voi avete preparato si prende solo il contenuto e non va bene. Non so se mi sono spiegata. Provate a socchiudere gli occhi per vedere la stella nascosta. Ci sono delle persone che la trovano subito, la stella nascosta, ci sono persone che ci impiegano settimane, anche mesi. Non vuol dire nulla, vuol dire solo che
l'ispirazione, l'intuizione matematica sboccia prima per alcuni e dopo per altri. E va bene uguale. La soluzione però non ve la do. Vi dico solo, prendetevi pure il pannello, quindi adesso potete avvicinarvi e prenderla, cliccandoci sopra, col sinistro, però poi successivamente, per usarlo in classe vostra, con la lavagna multimediale, potete anche utilizzare la lavagna multimediale se non entrate tutti, entra una persona, entrate voi e fate vedere delle cose. Tasto destro, modifica. Tab generale, generale, cliccate e dove c'è scritto in vendita togliete la spunta. Ora, se l'avete preso tutti, io tolgo la spunta. L'avete preso tutti? No. Allora io aspetto, lo lasciamo lì, poi... Poi ve lo rispiego eventualmente. Allora, chi ha trovato la stella nascosta deve avere una grande soddisfazione e sicuramente una volta trovata non la perderà mai più. Dunque, Alfonsina, io adesso l'ho messo in vendita a zero, quindi basta che ti avvicini con il... Lo rimetto in vendita zero evidentemente. Ecco, applica. Quindi ti avvicini al cartello che dove ci sono 9 punti. La tua manina con un indice indica L e segno di dollari, mi sembra, no? Che in vendita zero. Il cartellone. È un pannello quadrato su cui sono state messe delle texture e vi ho fatto vedere anche come importare una texture dal vostro computer, quindi un'immagine vostra, una lezione, quello che cosa devo far rivedere. Allora, come importare un'immagine dall'esterno? Ah, come comprare? Basta avvicinarsi adesso a questo pannello e vedete che il vostro mouse da freccetta diventa manina. Cliccate con il tasto sinistro sul pannello, vi deve apparire una finestra con il titolo Compra i contenuti, pannello quadrato, stella nascosta contiene... E c'è tutto un elenco di quello che è il contenuto e anche lo script, cambia texture al tocco. Lo script è quello che dà la possibilità di cambiare l'immagine sul pannello, che non rimane fissa, ma fa vedere tutte le immagini che io ho caricato. Naturalmente per comprarlo vado a cliccare su Compra, la finestra si chiude. Ma io l'ho comprato e dove lo ritrovo? Vediamo chi lo sa, chi si ricorda. Dove lo ritrovo? Sì, nell'inventario, ma nella tab elementi recenti. Elementi recenti troverete pannello quadrato, quello che avete preso. In elementi recenti, bravissimi. Fin qui tutto bene? Allora, ci sono appunto tutta una serie di test, di giochini, di curiosità e di problemini non necessariamente matematici, ma di varia natura, che allenano la creatività. Allora, Giovanni Revice chiede un TP. Qualcuno lo tippa per favore? Neanche Angela Gatti. Tippate Angela Gatti e
Allora, adesso andiamo dalla parte opposta di questo pannello che abbiamo appena visto e andiamo a vedere da dove siete entrati. C'è un'immagine coloratissima con dei colori. Allora, intanto avete capito che essere creativi significa anche essere molto colorati. Colorare la propria vita, la propria casa, colorarsi insomma intorno perché i colori danno allegria, rendono più allegri. Però se vi piacciono altri, anche i non colori come il bianco o il nero, va benissimo, cioè non è che sia obbligatorio, però sicuramente un colore solare come il giallo, l'arancione, il rosso. Sono sicuramente più positivi, anche come colori danno una leggerezza. Allora, avete visto che i sei cappelli intanto rappresentano degli atteggiamenti di pensiero, come la razionalità per il cappello bianco, il pessimismo, la negatività, il cappello nero, l'emotività, il cappello rosso, il controllo, il cappello blu, la creatività, il cappello verde. E la positività, l'ottimismo, il cappello giallo. Allora, io scusate, ma non posso tippare nessuno, quindi se qualcuno mi recupera Giovanni Orefice e Angela Gatti. Infatti in Classroom, che vi invito sempre a frequentare, c'era proprio questa domanda e tu di che colore sei? Perché abbiamo visto che c'è una certa affinità tra noi e un certo tipo di pensiero o di filtro. Va bene, grazie. Allora, adesso andiamo a questo pannello e vediamo altre cose. Questo che vedete, questa immagine colorata, riuscite a vederla? La potete vedere in condivisione schermo oppure avvicinandovi con lo zoom, quindi o contro l'alt, non sento niente. Angela forse non è. O comunque, semplicemente premendo alt e muovendo il mouse verso questo pannello. Ma che cosa vedete? Mi dite che cosa vedete? In chat, scrivetelo in chat. Un arcobaleno ha onde di colore, delle onde orizzontali, dei tubi 3D, delle onde colorate, spirale di colori. Ecco, in realtà è una immagine in 2D, cioè piatta, ma noi la vediamo come l'avete descritta e l'avete vista bene. Andiamo avanti. Avete capito comunque di che cosa si tratta, uno stomaco colorato, le lune colorate. Ecco, poi ognuno ci può vedere anche delle cose diverse uno dall'altro, dipende anche un pochino dalla vostra interpretazione dei fatti. L'importante è che bisogna uscire un pochino dalla consuetudine, dall'abitudine, dalla routine, vedendo delle cose un pochino più aperte, insomma. Questa immagine la riuscite a vedere? Delle palline blu in 3D. Vi prego di non cliccare su questo pannello, perché se mi cliccate sul pannello mi fate andare avanti l'immagine. Va bene, comunque quella abbiamo visto anche là, c'erano delle onde. E si tratta di illusioni ottiche, per esempio questa con i cerchi. Vedete, se guardate in centro per qualche secondo, che cosa notate? Sembrano in movimento. Allora, Gabriella o chi non li vede, sembrano muoversi. Dovrebbe avvicinarsi al centro
di questo pannello, fissando il centro di questo pannello, avvicinarsi premendo il tasto Alt e muovendo il mouse, che diventa una lente di ingrandimento, uno zoom, sembra che si muovano, esatto, sembra che si muovano. Anche questo pannello, che è una di quelle lavagne più semplici che io ho utilizzato all'inizio, prima di fare le lezioni con gli altri schermi che abbiamo usato per le diapositive, degli schermi multimediali qui all'interno, ci sono anche un pochino più, però si muove proprio, certo. In realtà non è così. È un pannello che io appunto vi ho fatto prelevare, perché così potete anche utilizzarlo per fare voi delle prove e creare la vostra lezioncina. Andiamo avanti. Se c'è qualcuno che clicca, però non andiamo avanti, ma rallentiamo. Non cliccate su questo pannello, s'il vous plaît. O sì, s'il ne vous plaît pas. C'è un pannello, lo vedete adesso, con delle parole scritte. Benissimo. Allora, adesso io chiederei a qualcuno di leggere a voce alta. Magari apriamo il microfono di chi vuol leggere, di Eva. Facciamo leggere da Eva. Il colore e non la parola, quindi Michelangelo, se puoi dare il microfono. Sì, un attimo. Non vedete ancora il pannello, neanche in condivisione schermo. Vai Eva, sei collegata. Grazie. Allora aspettiamo un attimo. Sì, mi sentite? Brava, attrice, è difficile, ecco. Allora. Mi sentite? Potete vedere in condivisione schermo, perché impiega un pochino a caricare, poi qualcuno... Sì, no, io il pannello lo vedo. Sta caricando, cambio immagine, ma è questo l'unico difetto di questo schermo, ma vabbè. Siamo il pannello lo vedo in condivisione schermo. Allora, provate un po' tutti a dire il colore e non la parola. Allora, giallo, azzurro, arancione, ma quindi... Verde, rosso. Verde, rosso, blu, giallo, blu. Poi mi dite qual è la vostra sensazione. Rosso, blu, verde, nero. Ed ecco che qualcuno ci è passato vicino. Ok, dai. Lascio la parola a qualcun altro. Allora, ritorniamo alle parole. Perché è molto difficile riuscire a leggere in questo modo, non le parole. Allora, adesso mi è apparso un altro cartello. E facciamo leggere a Giovanna. Riusciamo a dare la parola a Giovanna? Davvero difficile. Hai Giovanna, leggere, sì, certo. Ma non riesco, ancora non si è visualizzato. Facile. Si vede ancora il cartello? Provo io. Sì, ma tu lo vedi? Evitate. Non si vede ancora, aspettiamo un attimo. Intanto vediamo, no? Ma che, mi sentite? Qual è il significato? si impiega tempo a caricare l'immagine, perché è così, è normale. Dipende molto dalla scheda grafica e dalla connessione, certo. Sappiate che nei mondi virtuali, con le tecnologie che abbiamo a disposizione, tutto può succedere, ma tutto è rimediabile, quindi non succede niente di irrimediabile. Bisogna solo avere tanta pazienza e non chiedersi troppo il perché accade. Accade perché è così. Allora, leggo io. Salvatrice, che riesce a leggere dell'Università di Cambridge, non importa in che ordine appaiono le lettere in una parola, l'unica cosa importante è che la prima e l'ultima lettera siano nel posto giusto.
Il risultato può sembrare molto confuso, ma nonostante tutto si può leggere senza molti problemi. Eccole, sono comparse. Sono dei test abbastanza usuali, non c'è niente di speciale. È solo per far vedere che cosa secondo voi, che cosa abbiamo dimostrato con le illusioni ottiche e che con qualcuno vuole dire il significato di test di questo genere, che sono molto semplici, poi alla fine sono immediati. Un attimo, c'è ecco che leggendo non, lo facevamo anche nei corsi di comunicazione, che il nostro cervello è complesso, che qualcuno dice, non si era, Michela dice che non si era neanche accorta che le lettere non erano a posto. Cioè, praticamente basta che la prima e l'ultima lettera di una parola siano giuste, perché il nostro cervello rielabora la parola e la legge giusta, anche se è scritta sbagliata. Quindi il potere della mente e il potere della nostra intelligenza, non è tutto come sembra, anche le illusioni ottiche. Noi vediamo con gli occhi, ma in realtà vediamo con la mente, con il cervello, perché il nervo ottico porta delle informazioni al cervello che il cervello rielabora e vede secondo il suo punto di vista. Allora, Elisa e Patrizia vogliono intervenire in voce? Allora, Elisa, vuoi intervenire in voce o vuoi scrivere un intervento? Sembra una magia, sì. In realtà è proprio la capacità. Hanno alzato la mano in Zoom. Allora, Elisa, vuoi intervenire in voce o vuoi intervenire in chat? Elisa Castelli. O Elisa. Sono due Elise. Vediamo un po' se abbiamo visto tutto. Sì. Le illusioni ottiche, ecco. Qualcuno ha risolto il problema dei 9 punti? Riuscito a uscire dagli schemi. Allora, vi faccio vedere ancora una cosa e poi passiamo a un altro argomento. Come esportare una note card? Allora, come esportare una note card? Quindi vado ad aprire il mio inventario. Intanto apro il mio inventario. Per esempio, io voglio... Prendo una note card che ho nell'inventario, la apro. Io per esempio ho aperto quella dei 9 punti. La seleziono. Poi vado sopra la selezione. Aspetto un attimo che anche Michelangelo ritrovi una note card. Ecco. Cioè, supponiamo che vi siano stati dati degli appunti, come abbiamo fatto in queste ultime lezioni, oppure una chat, la ricopiamo e facciamo esattamente come si fa di solito. Tasto destro, copia, poi vado sullo schermo, sul mio computer, tasto destro, nuovo documento, gli do un nome al documento e vado ad aprirlo, tasto destro, incolla.
due punti, esci dagli schemi e quindi lo salvo. Cosa mi serve questo passaggio? Mi serve perché io così ho a disposizione più facilmente un testo, un appunto, e quindi anche i vostri allievi eventualmente possono, se è più facile per loro, stamparlo, anche se io risparmierei la carta, ma se vogliono avere un pochino più a portata di mano, se non sono lontani dal computer, possono avere questi appunti e conservarli dove vogliono e utilizzarli al momento opportuno. Ci sono delle domande, dunque c'era qualcuno che voleva intervenire, che hanno alzato la mano per fare delle domande. Hanno fatto delle domande in Zoom. Vediamo. Vado a vedere la chat di... Ecco, quindi dicevo che noi pretendiamo sempre dai nostri allievi che sappiano organizzarsi, sappiano vedere le cose, sappiano studiare, sappiano... Il metodo di studio però non glielo insegna mai nessuno. E allora, adesso mi continuate a sentire? Dico solo più due parole, poi lascio la parola a Michelangelo che ha delle cose da dirvi. Allora, imparare a studiare è un utilizzo dell'intelligenza, della memoria e della creatività. Quindi io ho sempre pensato che se facciamo capire che cos'è l'intelligenza, qual è la capacità di affrontare, che è poi la capacità di affrontare nell'ambiente delle nuove situazioni e risolvere problemi di natura diversa con efficacia, con facilità. Se siamo consapevoli dei fattori che determinano l'intelligenza e la creatività, sicuramente aumentiamo la possibilità dell'allievo, ma anche di noi stessi, di risolvere situazioni anche complesse. E quindi io ho sempre sostenuto che la creatività, l'intelligenza, il problem solving si può allenare, e per allenarlo bisogna proporre delle attività di gioco, ma anche diverse, un po' insolite, che favoriscono questa nostra facoltà di risolvere da più punti di vista delle situazioni, quindi dei problemi. Quindi io avevo fatto questo lavoro su come migliorare le nostre capacità mentali, quindi uno stile di vita adeguato e come essere più intelligenti per potenziare, insomma, come si può potenziare l'intelligenza. E avevo appunto quindi scoperto Edward De Bono e ho letto alcune cose che lui ci propone sul pensiero laterale, perché lui è proprio il fondatore di questo termine, pensiero laterale. Ultimamente ne ho trovato un altro, sempre di Edward De Bono, che vi consiglio, è intitolato Sei forme per pensare. E sempre sull'attività di utilizzare efficacemente le informazioni, selezionando e valutando in modo appunto utile. Però riguarda delle forme geometriche, e devo dire che sono proprio incuriosita, ancora ne ho letto una parte, ma non del tutto. Ve lo consiglio comunque, vi consiglio comunque di leggere di Edward De Bono, sempre sul pensiero laterale, anche Una bella mente, ci sono altri testi. Ma soprattutto, puro pensiero laterale, se non l'avete già letto, perché risale agli anni 90, lo Zen è l'arte della manutenzione della motocicletta. E questo è veramente un libro che secondo me va letto, di Robert Pirsig. Io ce l'ho in edizione Adelphi perché è proprio datata.
e l'ho letto più di una volta a più livelli, e mi è piaciuto sempre di più. Del 1990 la prima edizione, pensate un po'. Letto e dimenticato. Sono piccoli mattoncini che ci aiutano a conoscere meglio anche come lavora la nostra mente. Adesso io lascerei la parola a Michelangelo perché ha da farci vedere un'altra attività veramente interessante. Vi direi di prendere questi pannelli a cui potete avvicinarvi con il tasto sinistro. Io adesso ve lo metto in condivisione. Sì, quello lì dei 3D è già in condivisione. L'altro, un attimo, arrivo. L'altro anche. Allora, vi voglio solo dire che queste risorse, queste risorse per docenti, per fare delle lezioni di creatività, che vanno bene a tutti i livelli e per qualsiasi disciplina, potete inserirli. Li trovate sul sito del Politecnico di Torino, progetto Polimat. Ve lo scrivo. Progetto Polimat. Progetto Polimat. Poi lo trovate su Matematicamente. Sito matematicamente.it. Ho visto che qualcuno di voi in Classroom ha anche messo un bel intervento su questo, a riguardo, su questo argomento, quindi vi ringrazio dei contributi anche che avete messo come diario di bordo sulla visita che abbiamo effettuato la scorsa settimana. Vi dirò che dico che nelle prossime lezioni ci saranno sempre la possibilità di andare a visitare altri ambienti con i tutor, e quindi vi faremo sapere per tempo. Allora, adesso io rendo anche questo pannello prelevabile. Lo lascio in vendita a zero. Quindi vi ho anche detto come fare per donare, diciamo, per regalare un oggetto che avete creato voi. Per creare degli oggetti, la prossima lezione insegneremo anche come fare, ma se volete creare rapidamente un oggetto qui in questo momento, visto che 5 minuti li abbiamo ancora, potete cliccare sul pavimento col tasto destro. Vi si apre una torta, un menu a torta. Provate. Ci siete? Quindi menu a torta, crea. Il mouse diventa una bacchetta magica. Apro una finestra con dei solidi in alto a sinistra, non so, proviamo a fare una sfera, una piramide, un cono, un cubo, quello che volete voi. Scegliendo quell'immagine e cliccando di nuovo sul pavimento, potete creare l'oggetto. L'oggetto avrà una texture base. Intanto il nome si chiama oggetto. Mettete il vostro nome, per esempio io metto Gigliola, ovviamente, e mettete il vostro nome, perché se mettete oggetto nell'inventario ve ne troverete poi tanti con tutti con lo stesso nome oggetto e non sapete di che si tratta, no? Quindi mettete il nome di vostro in questo caso, ma
un altro oggetto con un nome significativo, lo mettete. Poi andate a, per cambiare una, la texture, andate avanti dove c'è texture, c'è texture ed è quel colore legno. Cliccateci sopra e mettete vuoto. Poi andate dove c'è scritto colore e sceglietevi un colore. E poi fate ok. E chiudete. Per esempio io ho colorato di fucsia, vedo di bianco. Va bene. In questo oggetto voi potete inserire delle note card. Come fare per inserire delle note card? Andate sull'oggetto col tasto destro, modifica, contenuto, aprite l'inventario, come abbiamo fatto prima, prendete un'immagine, un testo, qualsiasi cosa che volete mettere dentro questo oggetto, i vostri appunti della lezione, cliccate dal vostro inventario tenendo premuto il tasto sinistro e lo trasferite qui nel contenuto dell'oggetto. Poi chiudete. Il contenuto può essere poi donato, regalato con quella procedura che vi ho fatto vedere prima, e cioè andare a metterlo in vendita a zero. Queste prime cose di costruzione che sono utilissime vi verranno insegnate nelle prossime due lezioni, nella prima di febbraio, che è il giorno 7, da Michelangelo. Potete venire in sandbox sempre a fare delle prove o a prendere il materiale che vi serve. Siete liberi di venire quando volete, però abbiamo fatto un calendario di recupero per chi ha problemi di varia natura. È chiaro che abbiamo voluto fare darvi molte informazioni in poco tempo. È chiaro che non tutti le hanno metabolizzate ancora, quindi ci vuole un pochino di tempo e fare tante esperienze. Prendiamo la sandbox come un laboratorio a cielo aperto e anche come la bottega dell'artigiano nel mondo virtuale. Passate di lì, imparate a piccoli gruppi, fate e fate esperienza. Per eliminare l'oggetto si va sull'oggetto, tasto destro, e cliccate prendi. Non si elimina, ma si prende e rimane nel vostro inventario, non sparisce. Vi chiederei di prenderlo, perché così non lasciamo troppe cose in giro. Avete delle domande su quello che è stato fatto? Poi Michelangelo vi dice il programma delle prossime lezioni e vi fa vedere un gioco bellissimo che abbiamo realizzato, perché vi fa vedere già uno dei risultati a cui siamo giunti con un corso base. E vi posso dire anche che è molto facile poi arrivare a questi risultati. Non pensate che siano cose particolarmente difficili, solo che vi dovete mettere un pochino a piccolo gruppo, sia per il recupero secondo le date che vi ho indicato in Classroom. Prendete un appuntamento, così il tutor che si è dato disponibile in quell'ora, in quel giorno, farà un piccolo gruppo che spiegherà le cose che vi necessitano. Va bene? Vi aspetto la prossima settimana e adesso do la parola veramente a Michelangelo. Sto zitta. Allora, buonasera a tutti. Mi sentite?
Perfetto. Allora, adesso faremo una piccola attività. Diciamo che questa lezione, oltre ad aprirci un po' la mente, a farci vedere questi quiz originali e creativi, si è basata anche molto sui colori. Voi stessi, quando siete entrati in quest'aula, avete dovuto scegliere un colore, un cappello colorato, e quindi diciamo che queste prime lezioni e un po' anche avanti si sono basate sui colori. Quindi per concludere questa piccola lezione, questo incontro creativo, abbiamo pensato di farvi svolgere, di coinvolgervi in un'opera d'arte basata sui colori, che un po' richiama le opere di Mondrian, i quadri di Mondrian. L'avete presente? Perfetto. E infatti adesso vi daremo a disposizione una tela bianca e sarete voi a dipingere questa tela in un modo molto originale che scoprirete tra poco. E tra poco vi dirò anche in generale come si può arrivare a un risultato del genere. Naturalmente poi nelle lezioni successive, che è dove andremo ad affrontare la costruzione, quindi dovrete essere molto partecipi nelle lezioni. In queste lezioni avete ascoltato, avete interagito, ma dalle prossime lezioni diciamo che la cosa diventa ancora più importante, perché sarete chiamati comunque a dover fare in aula le cose che insomma vi verranno richieste, quindi iniziare a creare delle piccole cose per iniziare a prendere dimestichezza sui comandi di costruzione, qualcosina sugli script e altre cose che comunque riguardano i mondi virtuali. Come abbiamo già detto, questo corso parte come base, ai principianti naturalmente diamo anche modo di stare al passo anche con laboratori aggiuntivi, ma cercheremo anche di fare un qualcosa di un po' più avanzato con degli strumenti un po' più avanzati. Bene, adesso per svolgere questa piccola attività che faremo tutti insieme, perché anche quando l'abbiamo fatta l'anno scorso ci abbiamo tenuto a dire che appunto il risultato finale sarà dato dalla collaborazione, perché nei mondi virtuali, in questi ambienti 3D dove appunto si possono fare queste esperienze, è fondamentale la collaborazione, dobbiamo quindi spostarci in un altro ambiente di 3D, che è la Super Sandbox in Edu3DS. Per raggiungerla, quindi, vi chiedo di alzarvi dalle vostre comode sedute e di cliccare su questa porta azzurra di fronte a me. Verrete catapultati in un'altra sim dove si svolgerà appunto questa piccola attività adesso di gruppo in questi ultimi minuti di questa lezione. Uno alla volta, eccoci qua. Nel frattempo, un attimo che si è bloccato tutto, sperando che riparti subito. Allora, vi vado a dire un po', mentre riparte Firestorm, che cosa faremo principalmente adesso in questa piccola attività. Adesso avremo un quadro enorme e quindi dovremo dare colore al nostro quadro. Come lo faremo? Facendo una piccola passeggiata sul nostro quadro. E vedremo che camminando sul quadro i vari tasselli del quadro cambieranno colore. Alla fine scenderemo dal quadro e faremo, come abbiamo già fatto, una bella foto del nostro quadro. Eccoci, avete visto, questo è il nostro quadro. Adesso parte. Qualcuno vedo che si sta già avviando sul quadro. Un attimo che riparte. Bene, quindi magari se siete arrivati, ecco, se avete raggiunto il quadro, ecco. Sono stato disconnesso, niente paura, mi ricollego.
Allora, se voi invece siete... ok, devo far ripartire questo. Se siete arrivati al quadro, potete già iniziare a camminarci su. Io mi sto ricollegando. Allora, condivido lo schermo. Share. Quindi potete nel frattempo già iniziare a camminare sul quadro e vedrete che questi tasselli bianchi prenderanno colore, quindi potete già iniziare a passeggiare. Questo succede perché c'è un piccolo script nei contenuti, come avete visto nei contenuti di un oggetto si possono inserire delle note, si possono inserire altri oggetti, ma soprattutto si possono inserire gli script. Cosa sono gli script? Gli script sono dei codici che ci permettono di rendere, di animare i nostri oggetti, di farli compiere determinate cose a seconda di come andiamo ad interagire con loro. Ecco, adesso vi vedo già che state camminando. Ecco, adesso potete passeggiare, passeggiamo tutti sul quadro e quindi dipingiamo la nostra tela. Eccola qui, vedete? Vedete, a mano che i nostri avatar camminano sul quadro, lo potete vedere anche dalla condivisione, cambiano i colori del mio quadro. E quindi passeggiamo tutti sul quadro. Siete tutti qui? Siete riusciti a raggiungere? Vediamo un po' la situazione avatar. Ecco, quelli di Edu3D, c'è qualcuno ancora in Edu3D, se riesce a raggiungerci così... Facciamo tutti insieme questa attività. Come vedete, quindi, grazie ai nostri script, si riescono a fare cose di questo genere, come appunto far cambiare il colore a seconda di un'interazione, in questo caso della collisione con l'avatar. Guardiamo lo script, anche se poi gli script li affronteremo più avanti nel nostro corso, apriremo una piccola parentesi e vedremo anche degli strumenti per poter fare degli script in modo molto semplice rispetto poi a tutto il linguaggio di programmazione che si dovrebbe fare per creare gli script. Allora, lo script si chiama cambia colore. Vediamo come è fatto, vi spiego giusto qualcosa. Innanzitutto abbiamo uno stato. Lo stato è appunto la situazione in cui si trova lo script ed è il default, e c'è sempre in uno script almeno lo stato di default, poi ci possono essere anche altri stati. Poi abbiamo l'evento, che è la collisione in questo caso, ossia cosa mi dice questo evento? Mi dice che se io vado ad interagire, in questo caso vado a sbattere contro un oggetto in modo fisico, vado contro l'oggetto, succederà una determinata cosa. E questa cosa si trova sempre in queste parentesi graffe, e che è in questo caso la funzione, il set color, cioè ossia cambia colore. Esistono tante funzioni, cioè in questo caso si è voluto fare questo. Però potrebbe essere anche che si vorrebbe avere un risultato completamente diverso, sempre con l'idea, andando contro un oggetto, e quindi basta cambiare la funzione e naturalmente rispondere a tutto ciò che richiede la funzione per poter fare uno script che reagisca appunto a un determinato evento. Questi quindi sono gli script, e che sono una parte fondamentale dei mondi virtuali dopo la costruzione, che decisamente poi è quella importante, quella più visibile. Però anche gli script hanno un ruolo fondamentale in quella che è la costruzione. Bene, adesso scendiamo tutti dal quadro, perché come abbiamo fatto l'anno scorso, concludiamo la nostra opera d'arte, un'opera d'arte collettiva, quindi scendiamo dal quadro e facciamo una bella foto che vi chiedo di condividere su Classroom nel compito che sto per aprire tra poco. Quindi vi chiederò di un compito questo facoltativo per chi riesce,
di condividere la vostra foto del quadro. Quindi scendete tutti dal quadro, perché altrimenti non riusciamo ad avere un'immagine fissa del nostro quadro. Sony, se riesce a scendere, grazie. E Fiorella, se riesce a scendere dal quadro. Fiorella Sironi, se riesce a scendere, così facciamo una foto. Quindi mettiamoci in visuale alta con Ctrl Alt. Vedete, si aprirà questa cosa qui. E tasto sinistro del mouse, mi ruoto la visuale così in altezza. Poi abbiamo in basso, ecco, ho questa visuale quindi del mio quadro, questo è il quadro che siamo riusciti a fare tutti insieme. Poi in basso ho la fotocamera, premo sulla fotocamera, mi vado a sistemare i miei parametri e la salvo nella cartella in cui voglio. In questo caso salvo qui sul desktop. E voilà, abbiamo finito il nostro quadro. Per vedere dall'alto dovete premere i tasti Ctrl e Alt. Vi comparirà questa situazione qui. Poi tasto sinistro del mouse e ruoto verso l'alto, trascino verso l'alto. Mac, non hai il mouse? Nel mouse. Allora, un altro modo per farlo, Sony, è praticamente andare qui a io, e ci sono degli speciali controlli che si chiamano controlli di camera. Dovete inserire la spunta a questi controlli di camera e vi usciranno questi controlli qui. Quindi cosa fate? Semplicemente col tasto sinistro del mouse dovete andare a ruotare, a cliccare su questa freccetta qui, vedete, di questi controllini. E praticamente, vabbè, c'è anche la possibilità di zoomare indietro e in avanti. Questa ci permette di traslare la visuale e questi qua di ruotare la visuale. Quindi con questi piccoli comandini si riesce a ad alzare. Bene, è chiaro quindi? Spero che vi sia piaciuta questa attività, è una piccola attività che in conclusione naturalmente. Allora, si vede molto più scuro perché forse hai l'ambiente in sera. Quindi per cambiare l'ambiente dovete andare a mondo, sole e inserite mezzogiorno. In questo caso, vedete, queste potete anche decidere i vari settaggi appunto dell'ambiente. Poi ci sarà anche una lezione di fotografia dove decisamente vi verrà spiegato molto meglio come poter andare a modificare i settaggi dell'ambiente in modo decisamente opportuno. Va bene, io comunque vi lascio qui il quadro qualora vogliate farlo. Anzi, faccio ancora di più, lo invio a tutti i presenti, quelli che sono qui, qualora lo volessero rezzare e quindi andare a provare. Quindi lo invio a tutti i presenti. Dov'è? Vediamo. Oggetto. C'era un modo per inviare a tutti. Allora, come che era per inviare a tutti? Fai condividi e selezioni tutti i nomi degli altri. Dove? Allora vai in mondo avatar nelle vicinanze. Ok, ce li ho tutti. No, vicino a me, ecco, vicino a me, ora li stavo inviando. Condividi. Seleziona, ok. Perfetto, inviato a tutti, così chi si vuole divertire può utilizzare anche questa sim che si chiama appunto, segnatela, Edu3DS, è adiacente ad Edu3D ed è un'altra sandbox, una sim intera per poter comunque sbizzarrirvi e provare a creare le vostre cose. Vi chiedo sempre, quando utilizzate gli spazi di Edu, le sandbox,
comunque di non lasciare tutto in giro e di copiare, prendere sempre una copia dei vostri lavori per non perdere, perché ogni tanto quando c'è troppa confusione naturalmente poi si fa pulizia e quindi rischiate di non trovare più le vostre cose, dato che comunque queste sandbox sono messe a disposizione, però devono anche essere tenute in ordine per permettere a tutti di poterci lavorare. Ebbene, quindi questo era tutto, questa era la piccola attività conclusiva di questa lezione, e io vi do appuntamento alla prossima settimana. Inizieremo a trattare la costruzione, partiremo dalle basi, dai comandi base, e successivamente cercheremo di fare un qualcosa di più. E voglio anche dirvi che più là anche andremo oltre ad esaminare gli strumenti che OpenSim ci mette a disposizione, andremo anche a vedere altri metodi di costruzione con programmi un po' più all'avanguardia. TOS, sì, la lezione si potrà rivedere, abbiamo appunto registrato questo incontro, quindi come sempre vi sarà dato lo streaming il più presto possibile. C'è anche il compito per la prossima settimana, il questionario intermedio, Michelangelo. Sì, il questionario intermedio. Tra poco vi caricherò anche in Classroom un nuovo questionario, che è appunto un questionario che riguarda le vostre competenze, per quanto riguarda i partecipanti base che hanno seguito anche i laboratori. Ci sarà un questionario che riguarda le nuove competenze, perché inizialmente avete selezionato le vostre conoscenze base prima dell'inizio del corso, quindi c'erano molte cose che non sapevate fare. Adesso con il questionario intermedio vi verranno riproposti i quesiti e si spera che comunque siate riusciti a comprendere questi punti cardine appunto dell'inizio, diciamo. Qualora ci dovessero essere altri problemi, comunque ci saranno ancora dei laboratori, e quindi chi avesse ancora delle lacune può tranquillamente seguirli e richiedere un aiuto da parte di noi tutti. Sì, abbiamo organizzato infatti dei laboratori di recupero a piccoli gruppi, ci sono 3 date per la prossima settimana e 3 date per la settimana successiva. Se nessuno si prenota però non viene effettuato, quindi prenotatevi utilizzando lo spazio dello stream in risposta al post in Classroom, dove trovate tutte le notizie e anche appunto i materiali, i video, trovate tutto lì, quindi frequentate, scrivete. C'è anche uno spazio caffè che io ho inserito in più, perché se volete creare un forum così di intrattenimento didattico, ma anche soltanto così per stare insieme, per socializzare, potete scrivere lì in quello spazio caffè, e in più per tutti. Buon lavoro a tutti e grazie a Michelangelo, grazie a tutti i partecipanti, siete stati pazienti e bravissimi. Possiamo ancora andare, Michelangelo, sul quadro a camminare? Certo, potete andare tranquillamente. Tra poco aprirò anche un compito per caricare appunto l'immagine del quadro, così vediamo anche se siete riusciti a comprendere questa competenza di come inserire un'immagine, di come fare un'immagine e quindi salvarla. Quindi... Ma posso fare una domanda? Questo script che cambia colore, però ce lo potrai poi dare? Sì, questo script fa parte del kit di script che vi verranno dati quando andremo ad affrontare appunto l'argomento scripting. Questo è stato giusto un piccolo assaggio, perché adesso vi stiamo piano piano conducendo verso il percorso più ampio che faremo nelle prossime lezioni. Questo script farà parte di un altro kit molto ricco, che al termine del corso vi rimarrà e che potrete utilizzare sicuramente, perché ci sono, oltre a questo script, altri script importantissimi per le attività nei mondi virtuali, che quindi potrete utilizzare. Sono tutti naturalmente spiegati, ci sono delle righe di commento nello script, quindi anche quegli script in più che non tratteremo proprio durante le lezioni di scripting saranno comunque facili e intuitivi da capire
e quindi vi potrete cimentare e utilizzare appunto nelle vostre attività. Grazie, buonanotte a tutti. Alla prossima. Potete restare se volete. Dormire qui.